Un fucile semiautomatico inciso, eh? Potrebbe essere interessante. E visto che siamo ormai alla fine, visto che Raiz vuole fare a botte, io tutte le nostre armi migliori me le porterei. Proprio fino alla fine, sbeffeggiamo Raiz derubandolo continuamente. E 3, 2, 1. Ecco a te. Cretino. Raiz ha fatto un patto con il GRE e sta per scappare da Arran con i dati delle ricerche del dottor Zer. Per il GRE basta che è Non fa veramente nessuna il primo differenza che con capita. la polizia, Raiz, se lo aspetti. Sai chi si è discolpato per bene in questo gioco e effettivamente non puoi fargliene una colpa? Karim. Lui ha detto: Raiz è un coglione, io me ne vado. Ma chi me lo fa fare di giocare ai giochi di zombie? Sono belli, mi piacciono, per carità, sì. Però per... Madonna! Io ve l'ho già detto, sono più tipo da Dead Island, più gioco di zombie cacciarone, proprio quello stile un po' cazzone fatto così. Questo è troppo serio. Dal mio punto di vista, ovviamente, poi ce ne sono di peggio, per carità. Sono più un tipo family friendly, sotto quel punto di vista, di giochi di zombie. Beh, direi che non ha senso andare a picchiarlo, vero? In realtà penso che sia l'unica strada plausibile, vero? Ma come? Non ci credo, l'ho ucciso con un colpo, ma... Vabbè... Non so come io abbia fatto, però vabbè. Meglio così, no? Vabbè, lui era facile, ma che io abbia ucciso il gigantone lì... Con un colpo solo è assurdo. Raiz, secondo me, si sta divertendo un sacco. Raiz ormai se la sta proprio spassando alla grande. Mi aspetto costantemente, da un momento all'altro, Raiz che appare anche solo vocalmente e dice: Crane! Una stronzata del genere. No, dall'altro lato. Più che altro, sto notando che questa parte qua, cioè proprio questa parte finale di gioco, sta laggando prepotentemente. Non in maniera continua e non in maniera così pesante, ma ci sono dei momenti tipo adesso in cui proprio cala totalmente il frame rate. Io capisco che probabilmente è la quantità di zombie e di azioni che stiamo compiendo che magari, sai, sta facendo un attimo storcere il naso al gioco, però. Sai cosa? Già che siamo allora ritornati qui, confrontati con Raiz in cima all'edificio. Dicevo, visto che non passavo da queste parti da un po', io andrei un attimo alla torre e vedrei tutti i negozianti se hanno qualcosa di buono da vendermi. Ho fatto una missione per aiutare un tizio che mi ha chiesto aiuto e vabbè, peccato solamente che faccio 250 di danno. Però, questa è una cosa che avevo visto anche altre volte. Tu puoi sistemare armi rotte e questo è l'unico modo che puoi farlo in questo gioco. Solo una alla volta, però. Oggetto arancione. Ed è di probabilmente 30 livelli fa. Oh, venditore errante. Ehi, amico, da questa parte. Ehi, ciao. Ascia da minatore favolosa. Una bella accetta grossa qui, eh. Peccato che abbiamo finito i soldi. Ascia da minatore favolosa. Tutta mia. Dovrò farmare un altro po' di soldi, ma tanto siamo a fine gioco, quindi vabbè, si può fare. Armi del genere, questo, la falce che ancora non abbiamo trovato, picconi e cazzate simili, in The Following hanno un sacco di progetti. È in questo gioco che, cioè nella parte originale, che secondo me non hanno molte robe. Che tra l'altro, stavo pensando che io, prima di finire il gioco, volevo fare ancora questo. Però a questo punto finiamo il gioco e poi lo facciamo. Perché dai, se non in quello dove cacchio le possiamo altro trovare, una spada a due mani. Eccoci qua. La torre di Raiz, il suo palazzo, il monumento al caos e tante altre belle cagate che Raiz si è inventato. Tieni premuto, entra. Stai per affrontare il finale del gioco. Questa è l'ultima parte, sarà in modalità giocatore singolo e non avrai la possibilità di tornare alle altre mappe. Potrai tornare a esplorare Arran dopo aver completato il gioco e caricato l'ultimo salvataggio. Cioè, quindi mi stai dicendo che è uno di quei giochi che finisci ma poi ti ricomincia dal punto precedente alla fine? Vabbè.
Non me l'aspettavo. Raisa fa. Vabbè, in realtà un po' sì, eh. E sta per scappare da Arran con i dati delle ricerche del dottor Zere. Devo fermarlo. Non fa nessuna differenza che nella sua pazzia Raisa se lo aspetti. A pensarci un attimo bene, però, effettivamente ha senso, perché molte missioni, per esempio quella di Karim, se tu non la fai subito, Karim dice Raisa sta scappando e tutto il resto. Però se noi finiamo la missione, adesso come finisce, per esempio uccidiamo Raiz, lo catturiamo, qualsiasi altra cosa, non avrebbe senso. Quindi effettivamente sta tremando il controller e noi abbiamo una crisi. Ah, sai che novità. Io mi aspetto un finale, come posso dire, un finale scriptato mi aspetto, sincero. Ecco qua, a posto. Ah, pensavo... Cazzo, che diavolo. Sapevo che non avresti resistito. Sta zitto, non voglio ascoltarti. Sta zitto. Ascoltarmi, che bella idea. Cosa dobbiamo fare? Ecco, molto meglio. Le battaglie di un re vanno accompagnate dalla musica di un'orchestra. Quindi, eccoli, gli strumenti della mia volontà. Fammi indovinare, esatto, scappa dall'orda di zombie. Vabbè. Sali, vai. E allora muoviamoci. Corri, Crane, corri. Che tra l'altro, stavo per dire, non possiamo usare neanche il rampino per la solita cosa del sei sfinito, non puoi fare nulla. Maledizione. Dove devo andare? Oh no. Vai. Bambino di merda! Bevi la pozione! Niente, non ho fatto in tempo. Per essere comunque la nostra prima volta che facciamo sta parte, secondo me non me la stavo cavando malissimo, però... Lo sapevo, ormai... So dove appaiono più o meno sti stronzi. Solo che mi aspettavo che la pozione di corsa sarebbe stata... Dai però, Crane, un filo più utile. Ok, un secondo, riprendi fiato. E via. No, non è il momento. Vai via. Dai, Cray. Mannaia. A chi te lo dice? Sono sicuro che c'è gente che la fa senza mai sbagliare tutte altre cose. Ma per essere la prima volta che lo facciamo, secondo me me la sono cavata egregiamente. Poteva andare totalmente molto peggio. Coglione di merda. Poteva andare totalmente peggio sta sezione. Siamo di nuovo all'arena? Oh. E vai. Viva la fantasia, Raiz! Che ingresso! Forse tu sei un re. Il re della melma.
Stai zitto. Ecco Crane. Accetta un'offerta regale. Che è successo? Che ha fatto? Tu non puoi uccidermi. Non puoi sconfiggermi. Non ne sei sicuro? Non puoi raggiungermi. Quanto ci fai che appena arrivo ti taglio anche l'altro braccino? Eppure continui a provarci. Permettimi di offrirti un po' di accompagnamento. La musica della sofferenza, suonata dagli schiavi. Ideale per uno schiavo. Secondo me Raisa ha paura. Forza, che arriviamo su, eh. Vai più veloce. Maledizione. Raiz, il timore che arriviamo su, secondo me ce l'ha. Eccoci qua. Accendiamo la luce. Ma Karim! Crane, Raiz ha detto che saresti venuto. Eh sì. Che cazzo succede? Ecco, che ci si guadagna a cercare di sopravvivere. Raiz ci ha traditi tutti. Vado di sopra, Karim. Salgo e ammazzo quel figlio di puttana con le mie stesse mani. Non da questa parte. Abbiamo messo delle mine sui due piani sopra di noi. Attraverso il secondo blocco, più in alto che puoi. Poi torna indietro. Oh, poverello. E vedi, se noi adesso facevamo questo e il gioco non salvava, diciamo, non ti salvava prima di quella missione, Karim ovviamente non l'avresti mai potuto più fare come missione, ovvio. Dobbiamo andare lì, eh? Minchia, che volo. Ecco qua. Dobbiamo andare là sopra. Karim è riuscito ad avvertirti, vero? Ha fatto bene a sparargli. Ma alcuni potrebbero pensare che non è sportivo prenderti di mira in questo modo. Ti preferivo quando non eri così fottutamente... Esatto. Ma la considero una sorta di pareggio dei conti. È un concetto che riesci a comprendere, vero? Solo perché ti ho tagliato un braccino. Quanto sei melodrammatico. Sei proprio una sin queen, Raiz, fattelo dire. Ecco qua. Io tanto... con lo squartatore, veramente. Ci metto un attimo a tagliare le testoline. È, credo, una delle armi migliori che abbiamo creato. Ed è solamente blu, eh. Pensa ad averla arancione, questa. Tra l'altro, essere riusciti ad arrivare al rango massimo di forza ci permette di continuare ad uccidere in sta maniera senza nessun tipo di downgrade. Totalmente. Le texture, dio mio. Ecco qua. Ma levati ora. No. Pazzo. Crane, non fare mai più ste cose, per favore. Ma porca. Minchia, che sopravvivenza qui. Certo, era chiaro che un uomo come Raiz, una volta ottenuto un accordo con qualcuno, tutti gli altri l'avrebbe abbandonati al loro triste destino, eh. Sono anche scemi quelli che ci hanno creduto. Mi spiace dirlo, ma è così. In questa sezione devi riutilizzare tutte le abilità che hai appreso durante tutto il gioco. Oh, che bellezza. Meno male che... minchia. Dicevo, meno male che c'è la grata fra me e lui. Permettimi di contribuire al tuo... ah, pensavo che era là sopra, ti giuro. Io... giusto per sicurezza. Ecco qua. Addio
cretino. Lanciare sassi è da maleducati. Devo dire che arrivare fino a questo punto mi è piaciuto il gioco. Devo essere onesto. Ci sono stati momenti difficili. Ci sono stati momenti in cui volevo morire. Però è un gioco veramente valido. Però davvero, finito questo e dopo che vedrò i voti della, come si dice, della votazione che vi ho messo per decidere se continuare o meno, è scivolato The Following. Vabbè, certo, facile con i lanciarazzi, Raiz. Comunque dicevo, appena finiremo questo gioco e vedrò cosa avete votato nel sondaggio, valuterò se giocare ancora The Following e dopo di quello basta per un bel po' giochi di zombie. Ne ho fatto veramente il pieno. Ne ho fatto veramente il pieno fra questo e Dead Island. Dove vuoi che sia nascosto? In cima? Dove vuoi che sia? Ecco appunto. Su su su. Ormai non penso manchi molto. Come devo passare di qua io, scusami? È un salto troppo lungo, non ci arriverò mai. Boh, proviamoci. Al pelo, al pelo, ma era molto rischio qui, sincero. Non avevo nessuna certezza di riuscirci. Anche perché ogni tanto Crane si dimentica cosa deve fare. Ossessionato dal bisogno di vendicarsi. Certo. Ormai è una roba personale, non è più tanto per cose, ma anche perché sono io che ci perdo in tutto ciò, Calmo. Disse quello che è in cima alla torre perché ha paura di noi. Sei un cagasotto, Raiz. È giusto che tu lo sappia. Eccoci qua. Ciao. Da quanto tempo? Siamo al 98% del gioco. È la fine, 100%. Ma devo essere sincero, comunque in qualsiasi modo questo scontro si svolgerà, che sia scriptato o meno, voglio dargli, diciamo, una morte onorevole a questo bastardo. E ci ritroviamo. Il che vuol dire che questo non mi serve più. Sono senza quello, Suleiman, sei morto. Su, Crane, non fare finta che non ti importi. Quante vite dipendono da questo disco? Centinaia? Migliaia? Forse miliardi? Aia, ma scusami, ma l'ho evitato io! L'avevo evitato, ho schiacciato quadrato, Su una cosa hai ragione, Crane. Suleiman è morto! È morto con suo fratello, in questa città. Ho sbagliato! Su una cosa hai ragione, Crane. Che palle ste parti, Dio mio! È morto con suo fratello. Ma che poi che senso ha un colpo un morto? Ma veramente, fai? Triangolo. Soffrire. Quadrato. Pugno in faccia. Quadrato di nuovo, vero? Aia. Te lo X. Io. Soffrirai con me, Crane. Aia. Ah, ma certo, ecco perché è un colpo morto, perché ci ha colpito con il... con lo shuriken. E questo me lo prendo io come trofeo. Forza, non puoi resistere. Fallo. Non mi opporrò, proprio come hai ucciso Tahir. Fallo. Vaffanculo. No. Ecco appunto. Vuoi che detti io le regole? Ecco la regola numero uno. Passerai il resto della tua vita del cazzo a soffrire. Io lo butterei di sotto. Mm,
Grunt. Lasciarmi così, Crane. Dimostra di essere un vero uomo. Cazzo, vendicati. Chiudi quella bocca di merda. Io lo butterei di sotto. Sei sicuro? Ti do l'onore di decidere il tuo destino. Dammi il disco, così ci sarà almeno una possibilità che Arran sopravviva. E farò in modo che la tua morte sia indolore. Oppure continua a combattere e condanna la tua città a perire con te. Ok, ok, ecco. Due. Che stronzo. E addio Raiss Suleiman. Che te ne pare della mia decisione? Stronzo. Fai attenzione a quel disco, per favore, con tutta la fatica che abbiamo fatto per ottenerlo. Cosa volete? Raiss ci ha già detto di avere i dati dello scienziato morto. Ci interessa solo la cura. Ti stiamo offrendo una chance. Trova il resto dei dati e vieni con noi. Mi vengono in mente un sacco di motivi per mandarvi a fanculo, ma facciamo finta un attimo che non mi crediate. Mi serve la cura. È qui, in città, da qualche parte. Di certo, non farete stronzate in stile ministero. Crane, ma te ne fotte davvero qualcosa di questa gente? Non sei uno di loro. È solo un lavoro per te. Non più, mi farò sentire quando avrò deciso che cosa fare. Ovviamente. Sì, la sento. Che c'è, dottore? L'analisi dei campioni di tessuto si è conclusa. E i risultati sono... beh, dire fenomenali sarebbe poco. Se recupera i dati di Zer, una cura è sicuramente possibile. Va bene. Ne parliamo quando ci rivediamo. E quindi mi chiedo cosa succeda tra... Dying Light 1 e Dying Light 2, visto che se c'è un Dying Light 2 vuol dire che non c'è stata una cura o non è stata efficace. Andate al rifugio più vicino e attendete l'alba. Buonanotte e buona fortuna. Buonanotte. Dolce amaro. Devo dire che... come gioco a me è piaciuto, veramente. Poi io purtroppo non sono... il più coraggioso dei giocatori e credo che la cosa si sia evinta. Però il gioco mi è piaciuto. Mi è piaciuto davvero tanto. Il sistema di gioco è bello. C'è veramente molto da fare, molto da esplorare. Le modifiche delle armi DLC mi sono piaciute tanto. Quelle del gioco base un pelino meno. Però davvero tutto molto bello. E adesso vedremo come andranno le votazioni che ho messo per The Following. Perché io sinceramente sono arrivato totalmente full di giochi di zombie. Per un bel po' non ne voglio più sapere. Ma se le votazioni saranno state positive, ci vedremo con The Following. Quindi adesso vediamo come si comporta il salvataggio. Magari c'è l'asterisco tipo hai completato il gioco e si è esatto. Congratulazioni, hai sconfitto Raiss e hai completato la campagna. Ricompense speciali sbloccate, controlla il tuo nascondiglio. D'accordo? Raiss è morto. Finalmente. Quel bastardo ha avuto quello che si meritava. E io? Duh. E ho mandato il GRE all'inferno.
Grazie al dottor Camden e ai dati delle ricerche di Zer, c'è speranza per una cura. Non ho idea di cosa ci riservi il futuro, ma io ho trovato me stesso. Buon per te. Sono morti in tante persone, ma finalmente hai capito cosa vuoi fare di te stesso. Ma dai, c'è la spada di Zelda. Cioè, allora, non è di Zelda, per carità. Però è una di quelle spade dei bimbi. Allora, questi sono quelli che abbiamo ottenuto completando il gioco. Questi due. Che ricompensa, wow. E poi c'è scritto che l'altra ricompensa sono delle taglie. Tutto qui. Ma tipo Brecken, il grande capo, non si fa più vedere per caso? Oh, una statua d'oro. Pensa, a fine gioco. Wow, che belle ricompense. Cioè, nel senso, finisci il gioco e questo è tutto ciò che ottieni? Per carità, vabbè. Ho visto che alcune droppano delle armi, giusto? Fenrir, ok. L'ultimo desiderio, pugnale Kuai e basta. Beh, che dire, signori. Siamo arrivati alla fine di questo titolo e devo essere sincero, è veramente sorprendente come un titolo uscito così tanto tempo fa sia ancora veramente giocabilissimo, ben fatto, ben strutturato, veramente un ottimo gioco. Ho visto molti, soprattutto qualcuno me l'ha anche detto nei commenti, che il 2 invece è abbastanza deludente, ma sto vedendo molti video che mi vengono consigliati sulla home degli ultimi aggiornamenti del secondo capitolo che sembrerebbero far ben sperare. Comunque, come ho detto, abbiamo ancora la possibilità di giocare The Following. Questo dipende un po', uno dai voti che voi darete e un po' dalla mia voglia di continuare a giocare con giochi di zombie, ma... Allora, Bozak Horde non mi interessa molto e ho visto che la prigione sono tutte e due, diciamo, delle sfide totalmente extra e queste due le salterò. Ma El Raid, mezzo pensiero su questo, ce lo voglio ancora buttare. Quindi, signori, vi ringrazio tutti per aver seguito anche questa serie. Come ho detto, presto saprete la mia risposta se giocheremo The Following o meno. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!